Assessore Sartore, un primo incontro con la popolazione per rendere questo progetto il più partecipato possibile. Sì, il Comune ha avviato questa attività con l'intenzione di coinvolgere la popolazione, non soltanto in un momento di presentazione e illustrazione dei progetti, ma facendola partecipare con le proprie idee in un confronto. Ci sarà un momento anche di lavoro di gruppo in cui i cittadini e le cittadine si confronteranno le proprie idee, le proprie proposte, le soluzioni ai problemi, anche le critiche, perché no? Il tutto sarà raccolto in un report finale che sarà poi oggetto di veicolazione e questo è solo l'inizio per fare un percorso appunto partecipato di coinvolgimento durante tutto lo sviluppo dei lavori che si concluderanno nel 2026. Quindi i cittadini collaborano, diciamo, alla buona riuscita di questo ambizioso progetto. I cittadini collaborano alla buona riuscita e partecipando si avvicinano ai progetti e come dire, li sentono più propri. Il risultato dei lavori saranno degli spazi che i cittadini non si troveranno finiti e si accorgeranno solo in quel momento di che cosa è successo, ma lo sanno già ora e conoscono il progetto, conoscono gli interventi e avranno la possibilità quindi di sentirli più propri. Il quartiere è loro, il quartiere dovrà essere utilizzato da loro e sarà appunto, deve essere vissuto, gli spazi sono spazi pubblici, collettivi, che devono essere utilizzati poi un domani dai cittadini, non devono essere visti come degli spazi estranei.